Grazie a te, anche oggi siamo insieme e grazie, grazie, grazie siano rese al Signore perché ci dà queste belle opportunità per crescere nella fede. Mm. È importante questo. Però, io voglio farti una domanda, ma tu vuoi crescere nella fede? Mm. Sai che per fare qualsiasi cosa nella vita bisogna impegnarsi. Nessuno ti regala niente, solo Dio ci dona la salvezza in Cristo. E la salvezza non costa niente, è gratuita, è per grazia. Mm, che bello. Leggiamolo pure così poi chiariamo il concetto che ti voglio dire questa mattina. In Efesini 2,8 e poi verso 9, ci dice che la salvezza è per grazia. Ed è vero, perché il costo è troppo alto e nessuno lo potrebbe pagare. Lo ha pagato Gesù. Ha pagato tutto il prezzo e ci ha donato tutto. Leggiamolo insieme, così abbiamo chiaro nella mente. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede e ciò non viene da voi. È il dono di Dio. Il dono di Dio è Gesù Cristo. Verso 9 dice affinché, perché così nessuno può vantarsi. Leggiamolo, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Hmm. Questo è bello, è tutto gratuito. Hmm. Che bello. Ma dopo ci vuole l'impegno nostro. Non dobbiamo dimenticare che chi persevera sino alla fine sarà salvato. È importante sapere che la tua e la mia salvezza è frazionata in tre tempi. Ascolta bene: Duemila anni fa Cristo Gesù è morto sulla croce per me e per te. In questi duemila anni, che noi non c'eravamo. La salvezza nostra dov'era? Siamo stati salvati duemila anni fa. Nel giorno che il messaggio di Cristo ha raggiunto il nostro cuore e noi siamo nati di nuovo, siamo stati salvati. Allora siamo stati salvati al presente e siamo salvati. Però c'è un'altra cosa che non dobbiamo dimenticare. Chi persevera sino alla fine sarà salvato. Mm. Allora c'è da continuare. Fa conto che qualcuno ti dona un lingotto d'oro di 100 kg. Il lingotto è di un chilo, però diciamo può essere di 100 kg. Te lo regala. Però tu devi stare attento di non fartelo rubare, perché intorno hai chi te lo vuole rubare. Se tu te lo fai rubare, hm, non ti è costato niente, ma lo hai perso, non ce l'hai più. Devi vigilare. Ma, ma chi è che può rubarci la salvezza? Eh, tu dimentichi una cosa e non la devi dimenticare. Siate sobri, vegliate perché il diavolo è intorno a voi come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Mm, hai capito? Il sistema di questo mondo è in mano a Satana, in mano al diavolo, che ha creato tante cupole e le ha riempite di menzogne. C'è la cupola nella Chiesa. Il sistema che c'è poco di, di vangelo dentro c'è la cupola politica hanno creato un sistema hanno imparato a parlare dicono parole belle quando li ascolti ma i fatti non sono così perché non ci sono quei patrioti che si parla che veramente vogliono il bene del popolo vogliono il loro bene solo che dicono le parole diversamente allora è diverso e allora quando noi siamo in una di queste cupole siamo come in una fortezza del diavolo che abbiamo bisogno della liberazione di Cristo per venirne fuori dobbiamo aprire il cuore al Signore Gesù perché a parlare vanno tutti bene tutti però poi non è vero quello che si dice, la verità è quella che dice Gesù, di perseverare sino alla fine. Allora la salvezza non costa niente, ma noi dobbiamo perseverare, dedicare la nostra vita. Che ti pare? Ti faccio una domanda. Quando Gesù dice chi non lascia padre, fratello, chi ama padre, madre, fratello, sorella più di me non è degno di me Cosa vuol dire? Dobbiamo pagare la salvezza? No, dobbiamo dare il posto al Signore che merita nella nostra vita. È una scelta. Se non lo seguiamo così, la nostra salvezza se ne va in fumo, perché il diavolo ce la fa perdere. Perché ci distrae e ci porta in altre direzioni. Perciò abbiamo bisogno di sapere queste cose e vigilare. Nei Vangeli la vigilanza è in tutte le epistole, eppure nel vecchio patto, nell'antico patto. Ci sono raccomandazioni di questo genere da tutte le parti. Allora noi. Dobbiamo prendere coscienza che non possiamo camminare così, dobbiamo vigilare. E la parola del Signore che cosa ci fa? Ci aiuta a ponderare, a mettere dei muri, una recinzione ferrea e restare al sicuro. Non è che Dio non ce la fa a guardarci, Dio ce la fa, siamo noi che ce ne usciamo. E non può fare niente perché noi abbiamo una nostra propria volontà e perciò abbiamo bisogno di sapere queste cose. E allora dobbiamo vigilare. E perché ci serve la parola del Signore? Perché essa ci dà le direttive, è il metodo che dobbiamo seguire per restare saldi nella fede. E vivere questa santissima fede la fede di dio che opera nella nostra vita perciò abbiamo bisogno di ma tu hai fatto una scelta di voler seguire il signore gesù cristo nelle indicazioni che ti dà che ci dà seguire gesù non vuol dire andare a gerusalemme e farsi una passeggiata per la via dolorosa o dove nel Giordano è stato battezzato, o dove era il quartiere generale a Capernaum. <ride> no, no, no. Seguire Gesù vuol dire seguire le direttive della sua parola. Chi ascolta la mia parola e la mette in pratica, quello costruisce una casa che quando vengono i, i venti, qualsiasi tempesta, non cade, perché è costruita sulla roccia che è Cristo stesso. Gloria al Signore, questo è bello. E perciò noi dobbiamo tendere verso la maturità spirituale, ma soprattutto dobbiamo dare spazio allo Spirito Santo, Dio, la terza persona della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, unico Dio benedetto in eterno perché Lui agisce nella nostra vita. Lui è come Gesù senza un corpo che resta nel nostro corpo e noi siamo il tempio dello Spirito Santo e noi dobbiamo confrontare la parola del Signore con lo Spirito Santo che ci attiva la parola. Guardiamo delle persone piene di Spirito Santo con un canto che dice sono pieni di Spirito Santo la differenza che passa tra i credenti così che i seguaci di Cristo di pane e pesci e i seguaci di Cristo che a costo della vita non, non mollano. In quale categoria stiamo? Quale categoria sei? Facciamo ancora in tempo oggi a scegliere di seguire Gesù. Cantiamola insieme questo bel canto, pieni di Spirito Santo. Vogliamo noi essere ora pieni di Spirito Santo. HEH! <laughs> cantici attraverso Whatsapp al numero 328-873-7893 e se ci scrivi fuori dall'Italia ricorda di inserire il prefisso più 39 a ah, richiedilo questo canto prendi il numero in sovraimpressione lo rimettiamo e ti voglio ricordare prendilo e richiedilo subito lo puoi cercare anche su YouTube. Vai su Parole di vita TV. Ci puoi seguire anche su YouTube ora mentre siamo in diretta, su Facebook. Ci puoi seguire su Whatsapp. Ci puoi seguire con la, scaricando l'app. Basta andare a scarica l'app da Play Store o Google Play. Parole di vita. Puoi andare sul sito www.paroledivita.org. Sono tutti posti dove puoi seguire e scaricare tutto quello che ti serve perché realmente il nostro piacere è che ci sia un risveglio spirituale, possiamo tutti essere ripieni dello Spirito Santo. Tutti Tornando a quello che dicevo prima, questi credenti che sono stati pieni di Spirito Santo hanno attraversato delle grandi difficoltà, ma sono restati fedeli a ciò che Gesù ha detto. Noi saremo anche noi in questo modo. Chiunque si accinge per cominciare a seguire il Signore avrà delle difficoltà, ma con il Signore noi saremo più che vincitori, non solo vincitori. Sai, noi andiamo in una direzione dove man mano le porte si chiudono, le leggi cambiano, noi dobbiamo oggi più che mai fortificarci nel Signore, perché se siamo forti nel Signore, allora saremo forti. Se siamo deboli e cambiano le cose, come stanno cambiando ci saranno molte leggi che cambiano le restrizioni aumentano perché i governanti parlano in un modo ma agiscono in un altro anche quelli che sono per esempio c'è la culla della cristianità in america che hanno evangelizzato tutto il mondo bello questo è una Nazione evangelica che ha evangelizzato il mondo, missionari sono partiti da tutte le parti, però guarda si restringono le cose, le cose cambiano, perché quando penetrano altri tipi di politiche chiudono le porte, hai visto cosa è successo ultimamente, basta un pensiero diverso tra un governante e l'altro, chiudono le porte. Hai notato cosa è successo? Il pensiero di Biden è diverso di quello di Trump, ma subito Biden gli ha fatto chiudere tutti i contatti. Pensa che Google ha perso 51 miliardi per la chiusura di un uomo come Trump. Mm. Se chiudeva da me non valeva niente, vuol dire che. Ci sono dei contrasti forti a livello globale e il cristianesimo. Noi cristiani, se non ci fortifichiamo nel Signore saremo avvolti perché ci indeboliamo. E quando il contrasto arriva, se non siamo pieni di Spirito Santo, allora cediamo, diciamo sì, ma lasciamo stare. Invece dobbiamo essere forti nel Signore. Questi esempi ci parlano, la Chiesa deve sapere queste cose, noi oggi dobbiamo fortificarci, dobbiamo cercare il Signore e seminare più che possiamo perché Dio è sul trono e vuole liberare il suo popolo, alleluia, vuole un grande risveglio, però noi dobbiamo fare la nostra parte, non ci dobbiamo fermare. Mi voglio fermare. Preghiamo il Signore perché così condividiamo quello che il Signore mi ha dato. C'è qualcosa di bello questa mattina. Se tu hai l'orecchio spirituale, se tu cerchi il Signore, se tu ti vuoi eh, sviluppare nella fede, c'è un bellissimo messaggio. È come dire: c'è un, un bel, una bella tavola imbandita anche questa mattina. Eh? Noi la mattina. Io e mia moglie siamo intenti quando ci alziamo, preghiamo un'oretta, un, un po' di più, un po' di meno. E poi lei si mette a cucinare per i suoi figli e io mi metto a cucinare per i figli di Dio. E gli chiedo sempre, sai, preparare da cucinare per i figli di Dio e avere Dio che ti guarda così, no? Ti devi comportare bene perché bisogna vedere cosa ci metti dentro. E io sto sempre lì seduto e dico Spirito Santo, fammi mettere il meglio. Oh Spirito Santo, fammi mettere il meglio perché tu mi vedi, tu vedi tutto. Se ci metto qualche cosa che è artificiale dentro, oh tu mi richiami. Perciò cerco sempre il meglio, perché vedo come te lo traduco con una parola. Come se il Signore mi guarda e dice, fammi vedere che metti nel mangiare per i miei figli questa mattina, questo giorno, questa sera, tutte le volte. Perché quando prepariamo la parola del Signore da condividere, è un cibo che serve per la crescita spirituale dei figli di Dio che è spirito. E allora? Però tu che lo ricevi... Devi pensare la stessa cosa. Che interesse ho io per mangiare quello che il Signore mi provvede? Ce la metto la mia parte? O faccio come la sorella di Maria, che Gesù andò a casa, ma lei si è presa da tutte le altre cose? <coughs> se sei presa da tutte le altre cose, se sei preso da tutte le altre cose. Quella non è la buona parte. Il Signore vuole dar che tu scelga la buona parte. Che vuol dire quando mangiamo la buona parte? Vuol dire che se mangiamo un bel pesce di mare. Mm. Scegliere la buona parte non vuol dire mangiarsi pure le spine. Ci mettiamo piano piano, cambiamo. Questa mattina tu... Con l'aiuto dello Spirito Santo devi insieme con me chiedere, Spirito Santo di Dio, dammi la buona parte, tutte quelle che sono spine nella mia vita, aiutami a toglierle perché io possa nutrire la mia anima, il mio spirito, la mia vita, la mia fede, il mio cuore. E la mia coppa che trabocchi della tua presenza. Preghiamo il Signore. Lui lo vuole fare. Tu lo vuoi. Perché sono sempre le due parti che devono armonizzarsi. Un giorno c'era un ragazzo e gli ho chiesto: Ma tu sei fidanzato? Sì, sì, sono più di due anni. Ho detto, ma tu la vedi spesso, vi vedete? No. Ma lei non lo sa ancora. Pensa per un attimo. <ride> Pensa che Dio è innamorato di te, e tu non lo sai ancora e gli devi rispondere. Lui ti chiama, lui vuole che tu ti unisci a lui, lo ricevi nella tua vita e non è mai troppo tardi, lo puoi fare anche oggi. Quando il Signore mi ha messo nel cuore di portare avanti questa, questo canale, mi faceva vedere un grande giornalista del nostro tempo, degli anni 50-60, che per la RAI tutti i giorni faceva scuola perché venivamo fuori dall'analfabetismo della guerra e diceva sempre questa parola, non è mai troppo tardi per imparare a scrivere. Ci sono stati milioni di milioni di italiani che hanno imparato a scrivere e a leggere attraverso quel giornalista. E questo mi ha fatto sempre pensare che questo canale serve per questo e perciò ti dico questa mattina non è mai troppo tardi di far diventare il Signore Gesù Cristo il Signore della tua vita. Lo vogliamo fare insieme adesso? Preghiamo. Prega insieme con me. E digli, Signore Se sono stato fino adesso e non ti ho dato il mio cuore, ora, Signore, voglio che tu diventi il Signore della mia vita. Diglielo ad alta voce. Vieni nel mio cuore. Perdona tutti i miei peccati. Lavami col tuo sangue. Ed ora che mi hai lavato, riempimi dello Spirito tuo Santo. E da questo momento, Signore, io voglio che tu dimori nel mio cuore, tu sei il padrone della mia vita, fino all'ultimo alito, io voglio camminare con te. Grazie, Signore, che attraverso questo canale ed altri mezzi che tu usi, mi nutri ogni giorno e mi porti a destinazione. Grazie, Signore, grazie, Signore, grazie, Signore. Amen. Amen. Con Gesù veniamo trasfigurati, ma non come quelli che gli buttano l'acido addosso. E, e, ha visto qualcuno che gli hanno buttato l'acido è stato trasfigurato. Il Signore ci trasfigura dentro. Toglie l'immagine nostra vecchia, logorata, sporca, piena di peccati, ci lava col suo sangue. E ci riveste della sua gloria. Guardiamo insieme cosa dice la parola del Signore. Leggiamo insieme il in Matteo capitolo 17, verso 1. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte in disparte. Non dice quale monte, perché se no noi ci andavamo a fare la chiesa e dicevamo: Ah, lì, lì, lì. Noi siamo portati a fare la tradizione, poi dobbiamo spostarci. Dio ha un'altra cosa in mente quanto è, è, è così preciso. Non dice quale monte, però dice in disparte, questo è importante. Leggiamo un altro passo che ci aiuta a comprendere quanto è importante questa parola in disparte. Leggiamo in Matteo 6,6, ma tu quando preghi? Entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Che cosa abbiamo capito? Se tu hai l'orecchio spirituale già cominci a capire. Sul monte, in disparte. Quale monte? Può essere qualsiasi monte. Nella cameretta, quale cameretta? Il segreto di questo parlare di Gesù, se hai l'orecchio spirituale hai capito bene, abbiamo capito bene, perché voglio capire pure, io. quello che il mondo è in disparte col Signore, la folla, le folle, tutto è, erano a valle questi tre discepoli erano con Gesù. Hai capito? Dove piano piano il Signore te lo fa capire. Quello che è importante è che non resti sempre in mezzo alla folla con un mordi e fuggi, ti muovi a destra e a sinistra e poi ti aspetti che Dio ti parla. Come fa a parlarti? Qualche volta ci deve parlare nei sogni perché il giorno non abbiamo tempo. Pietro, Giacomo e Giovanni compaiono spesso di un rapporto più stretto con Gesù. Lo abbiamo letto, no? Pietro, Giacomo e Giovanni nella, nel, nella, nel, nel verso precedente. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Spesso nel Vangelo troviamo questi tre che godono di un'amicizia particolare in più degli altri sono quelli che gli piace stare con Gesù. Pietro, Giacomo e Giovanni compaiono spesso con Gesù. Guardiamo in altri posti dove ce lo dice nella parola del Signore. Così abbiamo un concetto chiaro, perché serve per noi questo, non è che stiamo facendo una storia, eh, il Monte Tale, 100 metri alto, tutte quelle cose non ci servono, ci serve da capire cosa ci vuole dire il Signore questa mattina. Leggiamo insieme il Matteo 26, 37, piano piano. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo cominciò ad essere triste e angosciato. Un'altra volta, qui è nel Getsemane, questi stanno sempre un poco più vicini al Signore. Ed ora guardiamo una cosa, quando stiamo più vicini al Signore, che cosa succede? Quale monte? Quale stanzetta, quale? Quello che è importante è che noi stiamo più vicini al Signore. C'è una confusione religiosa che ognuno ti dice che devi andare nella sua chiesa, nella sua comunità, nella sua setta, e lì poi chissà che succede. Gesù ci dice la verità, dice che chi si separa e si accosta a Gesù. C'è qualcosa di speciale. Alleluia. Gloria al Signore. Ti piacerebbe vedere, fare degli, degli incontri con Gesù e vedere il soprannaturale che si abbassa su di te? Perché le cose che Gesù ci fa vedere non sono naturali, sono soprannaturali. E beh, se tu hai l'orecchio spirituale, stai cominciando a capire che direzione devi prendere per fare un'esperienza soprannaturale con Gesù sono contento che lo Spirito Santo ti sta già parlando perché lui parla in un modo speciale tu già hai capito se non hai capito chiedi al Signore Signore fammi comprendere che mi vuoi dire questa mattina la, cerca, la cerchia di amici intimi Sul quale la cerchia di amici intimi, questi tre, sono quelli che stanno più vicini a Gesù. La cerchia di amici intimi, su quale non te. Cioè, quando noi ci avviciniamo al Signore, dovunque siamo, il Signore si rivela al nostro cuore, ci fa vedere la sua gloria e noi veniamo attratti. Parlando di quale posto, vogliamo guardare anche un altro esempio, in Esodo capitolo 3 verso 3, dove Mosè disse, ora voglio andare da quella parte, a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Noi ci dobbiamo spostare, ci dobbiamo spostare verso il Signore, dobbiamo staccarci da una parte per andare all'altra. Dobbiamo metterci da parte per cercare la gloria del Signore nella nostra vita. Matteo 17.2, dove stavamo leggendo prima, abbiamo letto Matteo 17.1 che dice, sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto mondo in disparte, guardiamo nel verso 2 come continua, e fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. A questo spostamento eh, salirono, camminarono, si impegnarono, ma questo spostamento, spostamento li portò a fare una nuova esperienza con il Signore. Che bello che, che hai l'orecchio spirituale, stai capendo che cosa ti dice il Signore stamattina, sono contento. La gloria usciva da lui, dice la parola del Signore. Guarda che bello, ascolta. Non era la gloria di Dio che scendeva su di lui come quando il sole passa tra le nuvole e si vede come un raggio che scende. La parola del Signore dice... Usciva da lui la gloria. Guardiamolo insieme. Fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la neve. Mm, che bella immagine. La gloria usciva da lui. La sua faccia. Guardiamo in Apocalisse 1,16, la sua faccia come viene descritta. Lui era sulla terra allora, ma la gloria di Dio veniva fuori da lui. Guardiamo qui: qui è, è Gesù glorificato. Nella sua mano destra teneva sette stelle. Dalla sua bocca usciva una spada a due taglie affilata e il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Le sette stelle erano i sette pastori che lui aveva nella sua mano. Che bello! Erano le sette chiese. Ma le sette chiese sono anche figurative attraverso i secoli, gli spazi che ci sono stati tra un cento, un cento, duecento, trecento anni e la chiesa come si è spostata fino alla fine dei tempi. È anche simbolico. Ma qui ci dice, nella sua mano destra teneva sette stelle. Che bello! Ciò vuol dire anche la chiesa di questo tempo che è l'ultima è nelle mani del Signore e i credenti sono nelle mani del Signore e i pastori sono nelle mani del Signore solo che noi dobbiamo perseverare dal restare nella sua mano perché se noi ce ne scendiamo allora Dio non può fare niente dobbiamo restare nella sua mano Dobbiamo separarci dalle altre cose e restare nella sua mano. Questa era qua, adesso è qua, ma è nella mia mano. Non è più lì, è qua. Noi ci dobbiamo spostare. <ride> che bello. I pastori delle sette chiese, la parola dice qua, guarda, dalla sua bocca usciva una spada a due tagli affilata. Leggiamo che cosa è questa spada a due tagli che esce dalla sua bocca. Leggiamo in Ebrei capitolo 4 verso 12 che dice Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Lo Spirito Santo e la parola di Dio rettifica la nostra vita. Scende in profondità. Cambia i nostri sentimenti e lo Spirito Santo riversa la sua presenza nella nostra vita e i sentimenti vengono rinnovati dallo Spirito Santo. Dice la parola del Signore che tutto nuovo fa il Signore, la vecchia vita non c'è più, il vecchio viene scrollato quando comincia l'opera di Dio nella nostra vita e il nuovo porta vita nuova, quella dello Spirito dentro di noi. La parola di Dio, che colpisce, anche questa figura è bellissima, che colpisce chi attacca ogni credente perché la Chiesa di Gesù Cristo preverrà e le porte dell'inferno non prevarranno, le porte della morte non ci riusciranno perché con Cristo siamo più che vincitori. La Chiesa, non la comunità, il locale dove siamo noi, nella setta che diciamo noi. La Chiesa sono quelle persone, quel gruppo di persone che hanno scelto, hanno ricevuto la chiamata del Signore, hanno risposto alla chiamata e per vita e per morte su questo pianeta sono, siamo la Chiesa del Signore. Alleluia. Non cosa scriviamo davanti alla Chiesa, è una Chiesa che la conosce il Signore di persone che si consacrano a Lui, che colpisce, che attacca ogni credente. Mosè, quando restò con Dio, il suo volto era luminoso. Abbiamo parlato di cameretta, quale cameretta? Abbiamo parlato del monte. Quale monte, la tradizione di alcune, di alcuni sistemi religiosi, posizionano alcuni luoghi e poi pensano che è il luogo che cambia qualcosa. Non è così: perché sul mondo della trasfigurazione. Non era un luogo di adorazione, ma Dio si manifesta quando ci separiamo. Nel deserto non c'era un tempio, ma Dio si manifestò nel pruno. Allora non è il luogo, non è il monte, non è la cameretta. E quando noi ci spostiamo, ci separiamo dalle altre cose per restare con Dio il Signore, dare l'opportunità al Signore di operare nella nostra vita. E il Signore cambia e ci fa comprendere. Gesù quando ebbe l'incontro con la Samaritana al pozzo di Giacobbe, nel capitolo 4, verso 21, guardiamo come ci aiuta a comprendere come ci dobbiamo spostare, perché parla del cuore. 4.21 dice, Gesù le disse, donna, credimi che l'ora viene, che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Quando noi ci... 4.21, mettilo che lo leggiamo a Giovanni, 4.21, quando noi ci standardizziamo e pensiamo che... A Mezuguori c'è Dio, che sul Monte Carmelo c'è Dio, che eh, sulla cappella di San Michele sopra la montagna c'è. Non abbiamo capito niente. Lo posso dire perché la parola di Dio mi, è, mi, mi, mi conferma questo. Donna, se tu sei affezionato ad una setta, ad una religione, ad un monumento religioso, ad una chiesa che quella pensi che quella, quella non ti fa niente proprio. Perché Gesù parla di un'altra cosa. Guardiamo come dobbiamo seguire il Signore. Gesù le disse, donna, credimi che l'ora viene, che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Ascolta con attenzione. E credi quello che dice Gesù, perché quello porta salvezza nella tua vita. Il Monte Calvario ha cambiato tutto il sistema di adorazione. Non esiste un altro monte, un'altra chiesa, un'altra setta, un'altra religione che può salvare l'uomo. È il Monte Calvario dove Cristo ha pagato il prezzo per il tuo e per il mio riscatto. Tutte, tutte le processioni che fai, le, le Madonne che porti sulle spalle, non ti possono fare niente. Sei lontano anni luce da quello che dice Gesù. Il sistema dei veri adoratori. Non sono i, i, i luoghi, non sono i posti, non sono le religioni, non sono... è il Monte Calvario, ma neppure il Monte in sé. Gesù ha cambiato tutti i sistemi dei veri adoratori e ha introdotto il nuovo modo di adorare Dio. Leggiamo insieme. Nel verso 22 come ci aiuta, voi adorate a quelli che pensano che in qualche luogo, in qualche setta, in qualche direzione possono trovare la salvezza, in qualche fiume, in qualche frate e sorelle? Non perdere tempo. Gesù dice a quella categoria: Tu adori quello che non conosci. Esattamente come pensava la donna samaritana prima. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei, cioè attraverso la tribù di Giuda, che è l'unica che è restata ancora. Tutti gli israeliti, tutte le tribù degli israeliti sono state annientate. Ci può essere in qualche angolo di mondo qualcuno della tribù di Beniamino, ma è la tribù di Giuda solo che è restata. Tutti gli ebrei che sono nel mondo sono della tribù di Giuda, perché dalla tribù di Giuda ne doveva venire il Messia ed è il Messia che salva. La salvezza viene attraverso i giudei, che per la fede e per la lode che rivolgiamo a Cristo noi siamo salvati. Leggiamo fino al verso 24. Così impariamo a seguire ciò che dice la parola del Signore, non ciò che dicono gli uomini che sono pieni di confusione, sono pieni di bugie che dicono in un modo e fanno in un altro, ognuno sta sotto la sua cupola. Il Signore ti vuole liberare dalle fortezze del diavolo, ti vuole portare in piena libertà attraverso la conoscenza della Sua parola. L'ora viene. È già venuta, non dobbiamo aspettare più. Leggiamolo insieme. Ci siamo già dentro che i veri adoratori adoreranno il Padre, il Spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Ma tu capisci bene che stiamo parlando, io te lo voglio rileggere. Leggiamolo insieme. Ma allora viene, anzi è già venuta, sorella, dovunque ti trovi non devi cercare altri modi di adorare, perché è Gesù che dice che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dove? Ma dovunque ti trovi, quello che è importante è che ti separi dalla folla e ti metti in comunione con il Signore. Apri il tuo cuore a Lui, spandi la tua anima davanti a Lui, ed è lì che Lui opera perché Egli è presente proprio dove sei tu, per lo Spirito Santo, e sta già parlando al tuo cuore. Leggiamo il verso 24 che ci aiuta ancora. Dio è Spirito, te lo conferma ancora questa mattina, e noi lo dobbiamo sapere: quelli che lo adorano, bisogna che lo adorino in spirito e verità questa è la verità di Dio monte cameretta vuol dire proprio separarsi vuol dire separazione <ride> dalla folla non isolamento che ci isoliamo dal mondo e, dal mondo e diventiamo Asceta o ce ne su una montagna o in una grotta, no. Vivere in mezzo al mondo ad affrontare la situazione di ogni giorno come tutti i servitori del Signore per portare l'Evangelo perché restando in mezzo al mondo e non siamo del mondo portiamo la buona novella di Gesù Cristo che... Egli è il Salvatore del mondo e noi Lui seguiamo perché Lui è la via, la verità e la vita. Dalla folla non isolamento. Guardiamo su quel monte della trasfigurazione come cambiano le cose e ci conferma ancora di più. È tu che hai l'orecchio spirituale o oh, se hai la voglia di avere un incontro con il Signore. Ti dà le direttive precise come muoverti nella giusta direzione e ti, ti tira fuori dalla confusione perché ti tocca dove sei. Se tu ti separi dalle altre cose e fai come Maria, scegli la buona parte, ti metti ai piedi di Cristo, ti separi, apri il tuo cuore a Lui e permetti allo Spirito Santo di operare nella tua vita. Guardiamo come continua nel capitolo 17 di Matteo verso 3. Quando siamo in disparte cominciano le cose belle. E apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. Chi sono Mosè ed Elia? Mosè è il rappresentante della legge perché la parola del Signore dice la legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità ci, sono, ci hanno raggiunto, ci è stata data per mezzo di Gesù Cristo. Elia chi è? È il rappresentante dei profeti. La legge, i profeti e Gesù Cristo e gli apostoli hanno parlato da parte di Dio, l'uno sull'altro, l'uno sull'altro perché la nostra fede non è fondata. Su Storielle è fondata sulla legge di Dio, i profeti, Gesù Cristo, il Vangelo, gli apostoli ed è il canone che Dio ha stabilito. Lo descrive meglio Ebrei capitolo 1, verso 1. Leggiamolo insieme. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, leggiamo il verso 2, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del figlio che gli ha costituito erede di tutte le cose mediante il quale pure ha creato i mondi. Leggiamo anche il verso 3, così ci aiuta a completare il quadro di quello che il Signore ci vuole dire questa mattina. Egli che è, lo, che è splendore della sua gloria, è impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati si è seduto alla destra di, della maestà di Dio nei luoghi altissimi. Questo è Gesù, questa è l'opera che Egli ha completato. Lui dobbiamo seguire. Ci aiuta. Un'altra parola nel capitolo 12 verso 1 e ci ricorda che noi abbiamo così tante testimonianze che non possiamo non comprendere che Dio ci vuole parlare anche questa mattina, anche noi, parla a noi adesso. Dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, di testimoni. Deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Leggiamo il verso 2 ci indica con chiarezza cosa dobbiamo seguire, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta per la gioia che gli era posta dinanzi da dover salvare noi, egli sopportò la croce disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. Gesù ha cambiato il modo di adorare perché è Lui che ci ha introdotto nell'adorazione di Dio in spirito e verità in questa nuova dispensazione. Gloria sia resa a Dio. Ti è chiaro cosa stiamo dicendo? <ride> leggiamo il 17.3, Matteo 17.3 dice così, apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui, i rappresentanti della legge e dei profeti che parlavano di che cosa, leggiamo in Luca 9.31 di che cosa parlavano. I quali apparsi in gloria parlavano della sua dipartita che stava per compiersi, compiersi in Gerusalemme. Parlavano di che cosa? Della croce? Come se Mosè gli avesse detto vai avanti non ti preoccupare perché pure a me mi hanno perseguitato. Come se Elia, prima che avesse affrontato... E gli diceva perché era in carne, gli diceva se sapesse pure io quanto ne ho passato, Jezebel mi ha fatto andare in una spelonga. Sono stato per tre anni nutrito da una povera che non poteva mangiare mago per lei, eppure tuo padre mi ha fatto portare da mangiare dai corvi. <ride> che bello! È bello sapere queste cose che ci aiutano e ci sostengono nella fede perché quando noi proclamiamo la verità di Dio ci arricchisce dentro, ci fa, stimola la nostra fede e si crea quell'atmosfera di fede nel Signore che non ha abbandonato nessuno. Parlavano di che cosa? Della croce, della crocifissione? È quello il punto. Dove siamo stati riscattati, lì che lui ha pagato il prezzo del riscatto per te e per me tutto, è lì che lui ha detto: Tutto è compiuto per la tua e la mia salvezza per poter entrare nella sua gloria. Qui facciamo delle esperienze come i tre discepoli che erano con Gesù, ma c'è una gloria diversa che ci attende. E la vogliamo anche guardare insieme. Entrare. Lui ci ha preparato per entrare nella sua gloria. Qui è provvisoria, ma lì è eterna. Apocalisse 1,5. Leggiamolo insieme. Dice così, ed da Gesù Cristo il testimone fedele, vedi? Bisogna restare fedeli a Dio. Il primogenito dei morti è il principe dei re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Guardiamo ancora nel capitolo 5 verso 6 che dice, gloria sia resa a Dio. Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, che come immolato e aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Guardiamo nel verso 9 che ci aiuta ancora a vedere la grandezza del Signore Gesù Cristo, il nostro Signore Salvatore. Essi cantavano un canto nuovo dicendo, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Alleluia. Questo vuol dire seguire Gesù, avere una prospettiva non dell'inizio ma della fine, quando dico il meglio sta davanti per i credenti, perché la gloria di Dio è riservata per i credenti, per coloro che si spostano verso il Signore e gli danno uno spazio nella loro vita e lì comincia una metamorfosi continua fino nell'eternità. Gloria sia resa a Dio. Guardiamo nel capitolo 7 verso 14. Dice io, gli risposi, signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, essi hanno lavato le loro vesti. E le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Quale religione ti salva? Quale montagna? Quale setta? No, essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Noi siamo salvati per la grazia che Gesù Cristo ci ha offerto e ci ha lavati e ci lava ogni giorno quando andiamo a Lui, ci purifica. E ci prepara per questi grandi eventi che stanno davanti e il suo ritorno è vicino, più di quanto noi pensiamo. Che bello, Signore, grazie. Guardiamo su quel monte che cosa è successo poi. Leggiamo insieme in Matteo 17,4. E Pietro prese a dire a Gesù, Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Pietro si è dimenticato proprio di sé. La presenza del Signore si è dimenticato. Neppure i più grandi santi ci possono dare la gloria di Dio. Quando adoriamo Gesù ci insegna e mostra la sua gloria. Leggiamo nel verso 5, mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra ed ecco una voce dalla nuvola che diceva, questo è il mio diletto, mio, il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto e... Questo non ce lo dobbiamo lasciare sfuggire. Asco, ascoltatelo. Hai capito che direzione dobbiamo prendere? Dio dice, questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo. Alle nozze di Cana, anche la mamma che oggi ne abbiamo fatto una. Tutte le statue che ci sono e la vergogna più grande della chiesa cristiana che vieta le statue, la stessa Maria ha detto: Fate tutto quello che Egli vi dirà. E i discepoli hanno pieno le, le pile e Gesù ha cambiato l'acqua in vino. Le direttive che ci dà la parola del Signore sono precise, noi quelle dobbiamo seguire. Maria non ha detto: Venite dietro a me. Non ha detto fate quello che io vi dico, fate quello che lui vi dice. Tu che sei una Mariana stai peccando, stai sbagliando. Maria ha completato il suo corso e benedetto Dio per questa donna, per la semplicità, per la fede di come ha affrontato la sua parte sul pianeta Terra. Ma lei ha portato il Salvatore, lui è il Salvatore del mondo. Tutte queste menzogne della Chiesa romana non sono nel Vangelo, tutta la mariologia che ne è stata creata fuori è una grande vergogna per la Chiesa cristiana perché il Signore ci ha lasciato il Vangelo e non altri libri che distraggono la nostra mente e anche lo stesso Capo ogni giorno ne fa una, ma si è inventato un'altra statua che l'ha portata da, da altri. Signore, aiutaci. Queste sono distrazioni di Satana per allontanarci da Dio, allontanarci dal Signore Gesù Cristo. Gesù ci insegna e mostra la sua gloria. La gloria sul tabernacolo è comparsa su Gesù, perché Gesù è la gloria di Dio. Venuta sul pianeta Terra, questo lo dice Giovanni nel capitolo 1, verso 14: dice: E la parola è diventata carne, ad abitato per un tempo fra noi, piena di grazie e di verità, e noi abbiamo contemplato la Sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, unico del genere. Solo Gesù c'è. E nel capitolo 6 Verso 40 lo possiamo anche leggere di Giovanni. Noi dobbiamo assorbire dalla parola di Dio che ci permette di fortificarci nella fede di quello che dice la parola sua, poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il figlio e crede in lui abbia vita eterna. E io... Questo dice il Signore, lo risusciterò nell'ultimo giorno e Gesù è la risurrezione, è Gesù che ci risuscita. Il primo soffio è quando siamo nati di nuovo. È lui che ci risuscita per l'incontro meraviglioso che abbiamo. Infatti, nel capitolo 17 di Matteo verso 5 cosa dice? Dice. Mentre gli parlava ancora una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra ed ecco una voce dalla nuvola che diceva, questo è il mio figlio di letto nel quale mi sono compiaciuto. Cosa diceva? Ascoltatelo. E Gesù ha trasferito il consolatore che ci manda nel cuore quello che lui ci vuole dire. Leggiamolo insieme. In Giovanni capitolo 16 verso 14. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve l'annuncerà. Un'altra grande menzogna della Chiesa romana dice che il Papa è il vicario di Cristo. Questa è una delle menzogne più grandi che esistono. Mi dispiace per i tanti, tanti fratelli cattolici che amano Dio e Dio vi deve benedire. Però certe menzogne, che non sono nella parola del Signore, li dobbiamo evitare, dobbiamo uscire alla verità di Dio. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve l'annuncerà. Non è il Papa che ci trasferisce come dobbiamo vivere la nostra vita cristiana. Dio ce ne è liberi da quegli insegnamenti fatti così, accartocciati, pieni di idolatria. È lo Spirito Santo che sostituisce Cristo e guardiamo come lo dice. Lo Spirito Santo mi glorificherà. Perché prenderà del mio e ve l'annuncerà. Ascoltatelo. I discepoli dovevano ascoltare Gesù, ma quando, basta leggere gli atti degli apostoli, quando Gesù è andato al cielo, essi ascoltavano lo Spirito Santo che li guidava. Perciò si chiama gli atti degli apostoli. Gli atti dello Spirito Santo attraverso gli Apostoli e noi dobbiamo seguire questo. Leggiamo insieme come si conclude la passeggiata fatta con Gesù sul monte. Matteo 17, dal verso 6 al verso 9, lo leggiamo insieme. I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, avvicinandosi, li toccò e disse: Alzatevi, non temete. Ed essi alzati gli occhi, non videro nessuno se non Gesù stesso solo. E dobbiamo seguire solo Gesù. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: Non parlate a nessuno di questa visione finché il figlio dell'uomo sia risuscitato dai morti. Che bella la parola del Signore. Noi ci dobbiamo nutrire, tu devi leggere la parola del Signore, tu la devi meditare, tu devi invocare lo Spirito Santo, tu ti devi separare, perché il Signore ti vuole riempire di Spirito Santo. Ti vuole fare come quel canto che abbiamo cantato, ti vuole riempire, ti vuole far traboccare se tu segui il Signore Gesù Cristo, perché è Lui che salva, Lui che battezza nello Spirito Santo, Lui che ti guarisce, Lui che ti porta avanti fino alla fine dei tempi. Ricantiamo quel canto che dice sono pieni di Spirito Santo. Abbiamo detto che l'878 mi pare sì. Lo ricantiamo insieme perché il Signore ti vuole riempire di Spirito Santo se tu lo segui. Anzi, richiedilo attraverso WhatsApp, così lo canti tutto il giorno, ti invoglia a voler essere una donna piena dello Spirito Santo, un uomo pieno dello Spirito Santo, che ti sposti e resti con Gesù e lo Spirito Santo ti riempie, ti affoga di gioia e vedi la tua coppa che trabocca. Prendi il numero e richiedilo, così lo canti tutto il giorno e dici Signore, io voglio essere una, uno ripieno di Spirito Santo. Cantiamolo insieme. Se sono del posto se sono ubriachi di posto a tanti credono già sono piegati Essendo appena mattina, parla con voce divina, lodano il Dio di Israele. soltanto il Signore la strada non ci indicherà non serve andare lontano Maya, kama, mm, che bello. Signore, hai in mente di rompere tutte le cupole religiose e vuole con il suo potere operare nella tua vita. Nel capitolo 1, verso 8 degli atti degli Apostoli... C'è una promessa speciale per te e per me. Leggiamola insieme. Atti, capitolo 1, verso 8. E il potere di Dio vuole portare un grande risveglio, vuole rompere, la dinamite di Dio vuole rompere tutte le cupole religiose per riempirci dello Spirito Suo. Leggiamolo insieme. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra. Gloria al Signore! Lì dobbiamo raggiungere. Questa promessa è per te e per me. Leggiamolo insieme nel capitolo 2, verso 39. Gloria al Signore. Se non sei battezzata nello Spirito Santo, se non sei battezzato nello Spirito Santo, mettiti a cercare il battesimo nello Spirito Santo. Leggiamo insieme questa bella promessa di Dio. Perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà per lungo tempo appresso. Questa è una promessa per te, una promessa per me. E in questo tempo il Signore vuole operare nella nostra vita. Ci dobbiamo separare, cercare il Signore, invocare la sua presenza. Quando tu vai a Lui, Lui non solo ti spiega, ma ti riempie. Tu che sei battezzata nello Spirito Santo. Tu, che sei battezzato nello Spirito Santo, esercitati a parlare in lingue perché lo Spirito Santo ti fortifica. Quando tu parli in lingue, non dai spazio al diavolo, non pensare che ti dice il diavolo, perché quando tu parli in lingue, quando parli in lingue, parli nello Spirito, parli a Dio, parli di cose misteriose, ti potenzia e ti risveglia nello Spirito vuole fare una grande opera in questo tempo noi aspettiamo una nuova pentecoste il potere della dinamite di dio man mano deve cominciare a sventrare tutte quelle cupole religiose e il potere dello spirito santo comincia a penetrare nel cuore di quanti si spostano con Gesù si separano dal mondo e si dedicano per cercare il Signore nella loro vita, nella nostra vita. Preghiamo il Signore, comincia, comincia oggi a cercare il Signore con tutto il cuore, c'è questa bella occasione. Questi 120, 10 giorni restarono, a noi il governo ci ha dato che dobbiamo restare di più. Approfittiamone, che quando usciamo fuori, usciamo come quando mettiamo i, i cani fuori, uh, corriamo per portare l'Evangelo. A monte e a valle senza fermarci, potenziati dallo Spirito Santo, e vediamo la gloria del Signore che si manifesta nella nostra vita, nella nostra casa, intorno a noi, nel nostro paese e nella nostra nazione. Questa sarà la nostra salve salvezza. Diversamente, abbiamo solo gente che parla ma non dice niente ha imparato un vocabolario tutto artificiale. Signore, aiutaci, preghiamo insieme il Signore che ci aiuti. Signore, ti ringraziamo per la tua parola questa mattina e grazie a te, Spirito Santo, che tu stai continuando a parlare a quei cuori che hanno orecchie spirituali. Continua, Spirito Santo, perché questa è opera tua, sì, sì, sì. Questo tu lo devi portare avanti. Signore, tu ci devi ispirare, guidare e andare avanti. Signore, sì, ti chiediamo di operare in ogni cuore. Rispondi, Signore, ai bisogni del tuo popolo. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen, amen, amen. Prendi nota dove abbiamo letto. Fai una bella foto sulla televisione così. Questi versi li vai a rileggere e vedrai che il Signore ti parla ancora. Matteo 17.1, Matteo 6.6, Matteo 26.37. Esodo 3, 3, Matteo 17, 2, Apocalisse 1, 16, Ebrei 4, 12, Giovanni 4, 21, Matteo 17, 3, Luca 9, 31, Apocalisse 7, 14, Matteo 17, 4 e 5, Giovanni 1, 14, Giovanni 16, 14, Matteo 17, 6, Gloria a tutti sia resa al Signore. Ci vediamo Dio piacendo questa sera alle ore 20 per il culto di adorazione. Avvicinati al Signore. Comincia un cammino nuovo. Cerca lo Spirito Santo. Cerca la salvezza. Perché la presenza dello Spirito Santo nella tua vita ti guarisce. Ti battezza. Ti guarisce. Lo Spirito Santo, quando comincia a lavorare nel nostro cuore, comincia a togliere quelle malattie che non possono restare alla Sua presenza. Ne toglie tutte quelle forze malefiche, ne toglie tutte, è, è penetrante, è come un diserbante che va a togliere alle radici quelle male erbe che vogliono crescere nel tuo cuore. La Sua presenza ti rinnova la mente, il cuore ti guarisce, ti senti più giovane, cerca il Signore al di sopra di ogni cosa e vedrai come la sua presenza ti benedice in un modo potente. Ci vediamo questa sera e continuiamo a lodare il Signore. Ci sarà anche qualche fratello che darà la sua testimonianza, come Dio ci guida, lasciamoci guidare. E vedremo cose belle perché Dio è grande. Pace, Dio ti benedica. A questa sera Dio piacendo.